Buon pomeriggio a tutti voi. Innanzitutto vorrei ringraziare l'ufficio di turismo di Tour Espania da Milano per averci invitato oggi qui in questo evento con tutti i ciclisti nello stesso luogo e nella maestosa città di Bologna. Io sono qui oggi per parlare di ciò che mi piace di più, che sono le Vías Verdes della Spagna. Allora, innanzitutto, chi conosce le Vías Verdes della Spagna? Oh, va bene, va bene. Poi dopo questa presentazione, se conosceremo di più. Ok, quindi... Vías Verdes in spagnolo o vie verdi in italiano o anche greenways in inglese. Quando parliamo di Vías Verdes ci riferiamo in Spagna, in particolare a differenza di altri paesi, esclusivamente a quelle linee di ferrovie dismesse che sono state trasformate in percorsi sostenibili di mobilità dolce adatti a ciclisti e anche a camminatori. Ok. Allora, è molto importante specificare che il programma spagnolo di Vías Verdes è gestito dalla Fondazione delle Ferrovie Spagnole, il luogo dove lavoro. La nostra fondazione fa parte del Ministero dei Trasporti e della Mobilità Sostenibile. Questo programma nasce in 1993, però in 1992 si faccia un inventario di tutte le linee di ferrovie dismesse in Spagna e si scoprì che in Spagna c'erano più di 7600 chilometri di linee dismesse per persiano come Vías Verdes. Inoltre è stato dimostrato che esistevano anche molti elementi dell'infrastruttura ferrovia come ponti, viadotti, eccetera. Una delle chiavi del grande successo del programma spagnolo di Vías Verdes e della gestione delle Vías Verdes è determinata dalla ottima collaborazione e comunicazioni con le istituzioni pubbliche a tutti i livelli territoriali. Si tratta di un modello di buona governance territoriale tra ministeri, regioni, comunità autonome, anche noi come la fondazione, eccetera. Ok, e oggi dopo 31 anni in Spagna abbiamo già 138 Vías Verdes e più di 3400 chilometri in tutta la geografia spagnola. Abbiamo anche di 125 edifici ferroviari riabilitati con nuovi usi turistici e culturali. Allora, un secondo che è un po' difficile. Ok, una delle caratteristiche più importanti delle Vías Verdes spagnole che contribuisce al loro successo è l'esistenza di un marchio che le promuove in modo omogeneo. L'immagine di marchio proprio delle Vías Verdes è strettamente legata dall'origine ferrovie di questi itinerari che mantengono viva la memoria collettiva della ferrovia. Vediamo che le Vías Verdes promuovono la mobilità sostenibile, attiva, il tempo libero e anche vediamo che sono integrate nel concetto di sostenibilità ambientale.
perché le vie verdi sono una infrastruttura che già esiste nel territorio, nel paesaggio, e quindi non lo modifica. E vediamo che i ponti, i viadotti, le gallerie sono elementi più attraenti delle vie verdi. Così vediamo che queste infrastrutture promuovono la mobilità sostenibile, attiva il tempo libero, lo sviluppo rurale, il turismo attivo, il cicloturismo, l'ecoturismo, eccetera. Allora, le vecchie stazioni ferrovie vengono riabilitate con nuovi usi turistici e culturali per il tempo libero e sono molto attraenti. Già come abbiamo detto, già esistevano 125 le stazioni riabilitate che generano molti posti di lavoro nelle aree rurali. E ora possono essere anche spazi per il noleggio di biciclette, musei o anche uffici di informazione turistica. E anche ristoranti di charm. E attualmente stiamo lavorando di un inventario di tutte queste stazioni e forse in breve tempo avremo anche un libro su di esse. E il motivo, la motivazione è con l'obiettivo di mantenere viva l'immagine, la memoria collettiva ferrovia in Spagna. Un secondo. Allora, passeremo alla parte divertente della presentazione. Parleremo dei viaggi sulle vie verdi. Come si può viaggiare sulle vie verdi della Spagna? Poi si può viaggiare in tutti i mezzi di trasporto, però noi ci concentriamo sul treno perché il treno è il modo di trasporto più sostenibile. Allora, in Spagna si viaggia con i biciclette proprie. È un po' difficile, è difficile, è un problema con cui ci confrontiamo ogni giorno e che si spera verrà risolto nel proprio futuro. È importante sapere che sì, è possibile viaggiare con la propria bicicletta, in particolare sui treni a media percorrenza e sull'intercity, mentre è necessario imballarla i treni ad alta velocità. Quindi prima di partire è importante verificare le condizioni di accesso con la bicicletta sui treni Renfe sul loro sito web. E allora parliamo di alcune vie verdi più popolari e più belle della Spagna. E cominciamo per esempio con le vie verdi di Euskadi, del nord della Spagna. E credo che sono perfette da visitare, particolarmente in estate, quando non ci sono 40 gradi lì. E hanno 16 itinerari e più di 300 chilometri. Si attraversano foreste e si arriva al mare. Anche la gastronomia è magnifica e noi nella fondazione abbiamo una collaborazione strettamente con il governo basco, che è il ente gestore di queste vie verdi.
Allora, le Vías Verdes de Girona, credo che già alcuni di voi conosce queste Vías Verdes, perché il Consorzio Vías Verdes de Girona sta qui con noi in questo evento e siano una delle molto, molto importanti, molto bene, e in particolarmente perché chi non conosce Girona è uno del destino cicloturista molto importante nell'Italia, in Spagna e in Europa. Hanno 5 Vías Verdes fantastiche nell'interno della provincia e che raggiungono il mare, hanno buon cibo, buon tempo, specialmente in primavera, e sono perfette per conoscere. E noi stiamo collaborando strettamente con il Consorzio Vías Verdes de Girona, e con cui facciamo progetti molto interessanti per promuovere queste Vías Verdes. Allora, passiamo alla più larga Via Verde della Spagna, che si chiama Via Verde de Ojos Negros. In italiano sarà Via Verde di Occhi Negri, è la più larga, e se vuole si può fare un itinerario più grande, di più di 500 chilometri, si viaggia per altri Vías Verdes vicine. È un sito molto bello e si può viaggiare per colline, per le montagne e aggiungere al mare. E finalmente vorrei parlare sulle Vías Verdes di Andalusia. Andalusia è un spazio stupendo, bellissimo, ma non in estate perché le temperature sono moltissime alte. Però qui vogliamo parlare della Via Verde dell'Aceite, che è la più importante, più bella del paese, e la più larga, con più di 128 chilometri. Il cibo è bellissimo, e i paesaggi anche, e ha molti elementi di ferrovie che hanno stato riabilitati per l'uso degli utenti di Vías Verdes. Allora, un'altra parte importante, noi stiamo collaborando strettamente con alcuni negozi di noleggio di biciclette, anche di viaggi organizzati e di organizzare di guide sulle Vías Verdes. Alcune di questi negozi con cui stiamo collaborando siano Mediterranean Bike Tour, che siano qui anche nell'evento. E in generale è una modalità molto facile per contrattare con questi negozi per un viaggio nella Spagna per le Vías Verdes. Ebbene, noi della Fondazione delle Ferrovie Spagnole ci occupiamo di promuovere tutti questi percorsi a livello nazionale, anche internazionale, perché sono qui oggi. Abbiamo un sito web, ora in spagnolo, però prossimamente anche in inglese, italiano, francese, eccetera. Siamo molto presenti sui social media, partecipiamo a congressi,
teniamo conferenze, abbiamo anche guide alle, delle Vias Verdes in spagnolo e speriamo un giorno anche in italiano. E abbiamo una app per Android e anche per iOS. In generale siamo molto attivi in tutto. Adesso siamo a livello internazionale, siamo presenti in diverse fiere del cicloturismo e del turismo in generale. E come una cosa che mi ricordo ora, in Utrecht, in Olanda, in the Netherlands, molti ciclisti abbiamo guardato il loro stand e del fine del corridoio stavano gritando Vias Verdes, andiamo, andiamo. È una cosa che mi piace ricordare perché non sappiamo esattamente i famosi, lo famosi che siamo solamente quando viaggiamo, all'estero. E dopo sì, collaboriamo molto strettamente con Tour Spagna, con gli uffici di turismo e qui in Italia con Roma e con Milano e più recentemente abbiamo ricevuto molti premi e specialmente voglio ricordare uno che abbiamo ricevuto in Roma dell'Associazione Internazionale de Vias Verdes. E quasi quasi termino la presentazione. Era importante guardare una foto mia, della bicicletta, perché ho imparato a praticare con la bicicletta solamente alcuni mesi fa e per me mi sento molto molto orgogliosa, perché allora posso ciclare nelle Vias Verdes non solamente come camminatori. Grazie mille per la presentazione e vi vedo nella Spagna nelle Vias Verdes. Un po' difficile parlare l'italiano. Grazie mille. Grazie.